Salve, oggi parleremo genericamente di non credenza. Genericamente perché la non credenza, a differenza della credenza, ha degli aspetti più complessi, una struttura più organizzata, di tipo filosofico, ma non solo. Tipo scientifico, di tipo antropologico e sociologico, che la credenza non ha. Infatti la credenza, credere in Dio o comunque in un sistema a Dio, perché questo è un sistema a Dio, dietro di Dio c'è la credenza in molte altre cose che sono in apparenza collegate a Dio, come il paradiso, la vita ultraterrena, le vicissitudini del post mortem, gli angioletti, i santi, specialmente nella religione cristiana e cattolica in particolare, c'è davvero un florilegio di cose e di personaggi in cui credere. Invece la non credenza esce fuori da questa semplicità, no? In qualche modo, è costretta ad uscirne fuori perché ha un impegno, vorrei dire morale, ed è comunque un impegno forte, che è quello di essere scettico, di farsi e di porsi delle domande a cui rispondere in maniera ragionevolmente logica, non necessariamente definitiva, perché se ci fosse, come dire, una risposta definitiva al problema che poniamo stasera, Dio e l'esistenza di Dio, ovviamente non ci sarebbe nemmeno il dibattito, non ci sarebbe nemmeno il porsi il problema e tutto finirebbe in quella risposta. La risposta definitiva invece del non credente è più vicina a una verità. Perché? Perché sostanzialmente il credente un atteggiamento di fede con cui risponde alla domanda principale. Dio esiste? Sì. Perché? Perché credo che esista, con vari corollari. Perché mi ha guarito la mamma, perché ha fatto un miracolo, perché la natura grida l'esistenza di Dio, perché un bel tramonto può essere solo la volontà di Dio, perché i bambini sono una testimonianza di Dio, il bene nel mondo è opera di Dio, è tutto organizzato, l'intelligent design non può esserci se non ci fosse un artista, un creatore, chi ci ha creato se non Dio, eccetera. Quindi la risposta in qualche modo è semplice, la risposta del credente. La risposta dell'ateo invece parte da queste cose e le confuta in maniera serena quando ci riusciamo, in maniera anche anticlericale quando invece su queste cose la Chiesa in generale si organizza per affermare anche con una certa forza la inopportunità di chiedersi certe cose, tant'è vero che si parla di eresia se non peggio. Bene, l'ateo non è interessato all'eresia, non è interessato ai divieti, è un libero pensatore e come libero pensatore vuole liberamente pensare. Liberamente pensare significa che l'ateo, il non credente in generale, quindi anche l'agnostico, l'indeciso, deve porsi delle domande, a cui però cerca di dare delle risposte ragionevoli, delle risposte che non comincino con un troppo semplice io ci credo, perciò è così, delle risposte che sono un attimo più argomentate, più profonde, più sistematiche, più organizzate in un pensiero. Non è
come dire, cosa sconosciuta che o si pensa o si crede. Infatti la fede di cui i credenti vanno fieri, in realtà nelle sue manifestazioni, diciamo, psicologiche, non è altro che un ragionamento che si abbandona, un rifiuto del ragionamento, proveniente senz'altro dal timore di uscire fuori dai binari delle imposizioni e dei tabù e dei canoni che la Chiesa dispensa alle sue pecorelle, non a caso, con una metafora fin troppo facile, le pecorelle sono coloro che seguono il pastore, non che decidono di dove andare. Per cui la paura è il primo argomento che vieta, che impone al credente di uscire fuori dai binari e di inoltrarsi nel giusto, nel naturale, nell'umano campo del dubbio, del cercare le risposte. Ma ce n'è anche qualcun altro di motivo per cui il non credente non abbandona la propria fede in quanto credente. Per esempio, il non credente non è assolutamente, quasi sempre, informato sulle cose di cui parla e a cui risponde solo con Dio. Non è informato sulla astronomia, per esempio. Non è informato sulla scienza in generale. Non sa probabilmente niente o poco di matematica, di biologia, di filosofia, di una certa filosofia. Perché la filosofia agiografica, cioè quella che tende a esaltare e a magnificare la credenza, può anche conoscerla, ma non è quella la filosofia che gli serve per ragionare. Bene, rispetto a questo, il credente è impossibilitato ad andare avanti nel suo agire, perché rimane chiuso in un alveo, direi, in tono che non vuole essere offensivo, in uno staio, come tutti i greggi governati da un pastore, papa o altri che siano, per cui è impossibilitato a ragionare per paura, per convenzione, per abitudine. Ecco, i grandi temi di questa piccola conversazione vanno affrontati con uno sforzo di conoscenza che di per sé non è che voglio dire sia sufficiente, perché esistono anche alcuni scienziati credenti, scienziati che conoscono l'astronomia, la fisica, la matematica e quello che ho detto prima, ma che ciò nonostante sono credenti. Quindi non è sufficiente avere delle informazioni. Però è importante. Lo scienziato credente, per chiudere la parentesi che ho aperto, è uno scienziato a cui manca quella proprietà di scetticismo, di esplorazione dei perché, dei motivi razionali che stanno alla base della propria ricerca, per cui, secondo me, male, fa combaciare la sua credenza con la sua scienza, creando, come dire, un essere mitologico a metà strada fra un credente e uno scienziato che non ha riscontri, come dire, numerosi tra gli scienziati. Infatti quasi tutti gli scienziati sono quantomeno agnostici, perché bisogna studiare o bisogna conoscere le basi della biologia, dell'antropologia, della fisica, della matematica, dell'astronomia. Perché con queste basi, non sto dicendo che bisogna diventare Pico della Mirandola, ma avere solamente un approccio a queste, a conoscere quelle cose che c'entrano molto di più che non Dio e il creazionismo nelle cose della vita e nelle cose della natura. Beh, queste cose servono per avere un approccio intelligente, per avere un approccio razionale
a quelle domande fondamentali. Faccio un esempio. Noi tutti abbiamo nell'orecchio il punto per cui l'universo è nato dal niente perché l'ha creato Dio. Va bene, è una risposta che non risponde, perché mettere Dio all'inizio dei tempi lascia aperto il problema chi ha messo Dio all'inizio dei tempi. La causa prima di cui la filosofia agiografica, come dicevo prima, è intrisa, no, in realtà non spiega quello che la scienza cerca, perché la risposta non c'è ancora, che è molto più semplice. Non pone la scienza un Dio all'inizio delle cose, perché sa benissimo che questo sarebbe un postulato, cioè una idea messa lì apposta per riempire un vuoto. Ovviamente il fedele, il credente, ha un altro tipo di approccio a questo, cioè, mi hanno insegnato che è così e io per fede, questa parola di cui si riempie la bocca il credente, credendo di far bene, ci credo, è così, perché non è opportuno, non voglio che non sia così, se no divento eretico, se no eccetera eccetera, l'inferno eccetera. Invece no, la scienza ha studiato il problema, non ha letto la Bibbia, anche se l'avesse letta non sarebbe quella certamente la fonte delle proprie conoscenze, delle proprie scoperte. Ha studiato il problema e ha ipotizzato cosa diversa da quello che si diceva prima. Quindi l'ipotesi è che l'inizio dell'universo è semplicemente un inizio naturale, in cui c'è ipotizzato, ripeto, una entità fisica, esclusivamente fisica, che possiamo chiamare unicità, un puntino, se si vuole, che aveva massa zero ed energia infinita. Queste due proprietà sono difficili da cogliere per chi non è abituato alla matematica e alle scienze in generale. Però sostanzialmente si possono semplificare i concetti col dire una sorta di pallina non messa nell'universo, perché l'universo non esisteva, nel niente. Ci arriviamo. La cui massa è zero, cioè non ha un peso, e la cui energia è infinita, cioè ha un'energia non misurabile, talmente alta che è infinita. Che è successo? Ipotizza la scienza. Per un fenomeno naturale che riguarda la fisica quantistica, quindi non è così campata in aria la cosa. La fisica quantistica è una scienza sperimentale, cioè gli scienziati vedono le cose che ipotizzano nei laboratori. Secondo la fisica quantistica, questa unicità iniziale è esplosa. Anche questo termine, anche questo verbo non è adattissimo, perché non è stata proprio una vera esplosione. Il famoso Big Bang che noi in televisione o nelle riviste vediamo rappresentato come un'esplosione. In realtà non è stata un'esplosione, è stata più che altro un'espansione di questa pallina senza massa. Questa espansione naturale, no? Perché un Dio ha fatto così col dito ed è successo, ha creato due fenomeni. La massa da zero ha cominciato ad avere una misura sempre più grande. L'energia da infinite ha cominciato a diminuire sempre, in modo sempre più progressivo. Questa espansione ha creato, fra virgolette, ha creato, perché non c'erano,
tutto ciò che noi conosciamo adesso, stelle, pianeti e quant'altro. Ma ha creato, e questa è la cosa in più che ci si dimentica di dire, ha creato anche il tempo. Questa cosa è sempre un'ipotesi, però legata da una logica, non perché letta sulla Bibbia o altro. Il fatto che il tempo sia cominciato in quel momento è importante. Perché se ci fosse stato un Dio prima di quel momento, stiamo parlando di circa 15 miliardi di anni fa, anche questa è un'ipotesi, è una misura ipotizzata, è una deduzione, come dire, perché hanno studiato che le masse che si allontanano da un centro, galassie e tutto il resto, se si facesse il film al contrario, ci metterebbero più o meno 15 miliardi di anni per riagglomerarsi in quel puntino. Quindi questa è la cosa semplificata al massimo, naturalmente. Beh, il fatto del tempo che è iniziato in quel momento la dice lunga su una domanda fondamentale. Dio non poteva esistere prima di quel momento. Allora perché non poteva così? Perché a noi atei piace pensare che non potesse. Dio non poteva esistere perché l'esistenza mia, sua, vostra, di Dio è legata indissolubilmente allo scorrere del tempo. Io sto parlando perché vivo nel tempo. Se non ci fosse il tempo, non avrei modo di esistere. E questo vale per un dio come per una scimmia, per chiunque e per qualunque cosa. Per cui dare una certezza di esiste, bisogna pure andare a confrontarsi con che cosa significa Dio esiste. Bene, secondo la scienza, secondo le ipotesi scientifiche, ragionevoli ipotesi, non campate in aria, e quindi cominciare a pensare che dire Dio è sempre esistito è un'anomalia della logica. E non è sufficiente averlo scritto in un libro chissà da chi, tanti anni fa, due millenni fa. Quindi un libro, una serie di libri rivolti a un popolo che era bello simpatico, ma assolutamente a digiuno della scienza che non esisteva, assolutamente a digiuno della razionalità che non esisteva, almeno fino al Medioevo in cui c'è stata l'apoteosi della irrazionalità e quindi il dominio della Chiesa, ma questo ci porterebbe su altri binari. E quindi quel libro poteva solo raccontare, sia da parte di chi l'ha scritto, sia da parte di chi poi l'avrebbe letto, poteva solo raccontare nelle cose semplici, un po' come si fa con le favole dei bambini. Ai bambini non si dice tecnicamente cos'è una gravidanza e come nascono i bambini. Ai bambini si dice una cosa più semplice. Ma perché? Perché i bambini possano capire, secondo il loro giudizio immaturo. Se no rischieremmo di non fargli capire niente, o fargli capire peggio ancora cose diverse da quelle che volevamo. Quindi il fiorellino, un popolo maturo, e mi pare sufficiente, 2000 anni mi sembrano sufficienti per maturare, anche se, come sappiamo bene, la Chiesa ha cercato sempre, in tutti i modi, anche nei modi scorretti spesso, di ostacolare il progresso della conoscenza, legato al fatto, anche questo, come dire, surreale, dell'albero della conoscenza, Adamo ed Eva, per cui la conoscenza era, ed è purtroppo, un antagonista della credenza. Conoscere è quasi un dispregiativo per Dio, per la Chiesa che crede di rappresentare un Dio. Ma noi non abbiamo questo problema. Noi sappiamo, noi non solo atei, ma laici, gente normale che non è appassionata alla credenza, che è indifferente, che vuole ragionare
come ragiona da sola, non vuole ragionare per l'interposta persona, che sia un prete, un libro o una fantasia di tipo teologico. Noi sappiamo bene che la conoscenza è un'arma formidabile per l'intelletto umano. Noi non facciamo altro che conoscere, che essere affamati di conoscenza. E il tabù spesso ci vieta la conoscenza di certe cose divine, certe cose teologiche, di fronte alle quali la Chiesa, con le sue isterie, ci dice di fermarci, perché là subentra la fede. Bene, no, no. Io voglio sapere, io voglio domandarmi tutto, io voglio cercare tutte le risposte, perché io sono una persona che pensa. Scelgo di credere quando posso scegliere di credere, ma spesso, per non dire sempre, la credenza non è una scelta. E qua si apre un altro piccolo grande capitolo, che è come si diventa credenti. Beh, intanto si nasce atei. Alla nascita noi non abbiamo, come dire, l'imprimatur di una qualsivoglia religione. L'africano non viene battezzato, eppure non gli succede niente, non è che va all'inferno. L'eschimese lo stesso. L'abitante del Borneo o delle foreste pluviali più recondite non ne sa niente di queste immaginazioni che hanno i cattolici o i cristiani in generale, o i monoteisti ancora più in generale. Quindi si nasce atei, atei in senso etimologico, senza Dio, ateos. Poi, se si ha la sventura, dal mio punto di vista, di nascere in un ambiente cattolico, si viene battezzati e si diventa, a un mese o poco più di vita, cattolici. Benissimo, tra virgolette. Si diventa cattolici, non si sa ancora che si è cattolici a un mese, non lo si sa a un anno, forse nemmeno a due o a tre, però man mano si cresce, si vive in una famiglia cattolica, perché chi ha battezzato un figlio cattolico difficilmente non lo è. In un ambiente cattolico, in una società che ha dei cattolicesimi sparsi un po' dovunque, nella scuola. La scuola non è cattolica, l'Italia stessa non è cattolica dall'85, dal 1985, non c'è una religione di Stato, anche se molti, troppi, fanno finta di non sapere questa cosa o non la sanno davvero, e continuano a dire, anche esponenti politici di un certo lirio, che l'Italia sarebbe un paese cattolico, forse riferendosi a una maggioranza presunta, ma di questo possiamo riparlarne. E allora il bambino che fu battezzato a un mese o poco più si convince, perché questa è una violenza ad anni dell'infanzia, che quella sia l'unica cosa in cui credere, l'unica spiegazione ai suoi anche profondi problemi. I primi problemi di un bambino sono il bene, il dolore, il male. C'è mamma, non c'è mamma, c'è papà, non c'è papà, la vita di relazione, la famiglia, sono problemi per lui profondi, semplici ma per lui profondi, a cui mamma e papà, la nonna e il nonno, gli dicono di rispondere con i santi, con Dio, con una scenografia un po' disneyana, no? In qualche modo, un po' favolistica, un po' come dire, molto immaginativa, al pari di Babbo Natale, della Befana, del presepe. Al bambino piace questo, perché non è una cosa brutta di per sé, perché a ognuno di noi, psicologicamente, ce l'ha insegnato Freud, ma non solo lui, abbiamo la tendenza a farci piacere le cose dell'immaginazione, quindi ci piace che in testa c'è un Dio che ci, come dire, protegge, che sulla spalla ci sta
un angelo custode che pure lui ci protegge, che possiamo contare su una schiera di santi e personaggi più o meno potenti che possono farci guadagnare dei soldi, che possono farci guarire, che possono apparire a veggenti che vedono solo loro le cose che dicono, che possono governare il mondo e l'universo in generale. Se non che, se usciamo solo per un attimo, basta un attimo, dalla fede isterica che ci promette tutte queste cose bellissime, ci accorgiamo che alla fine poi nostra nonna è morta lo stesso di tumore, nonostante che avesse le medagline in petto. Ci accorgiamo che i bambini muoiono e non hanno colpa, non è colpa loro se sono morti, eppure sono morti. Che gli incidenti accadono ogni giorno, anche quando c'è l'angelo custode che dovrebbe evitarli. Perché non l'hai evitati? Ci sono delle ragioni di Dio che noi non possiamo comprendere, ma pure Dio deve seguire una logica. Non può operare a casaccio e farsi confondere con il normale gioco delle probabilità. Se io, dopo aver pregato San Gennaro, ho preso un terno all'otto, dietro di me ce ne stanno altri che non avevano pregato San Gennaro e hanno preso lo stesso il terno all'otto. Se io dopo aver pregato San Gennaro non ho preso il terno all'otto, non posso dire che San Gennaro si è distratto, come prima non posso dire però che San Gennaro mi ha ascoltato. Se io guarisco, probabilmente è stato il medico, è stato il chirurgo, è stata la medicina, la mano santa di un santo. La mano santa di Dio direttamente, Gesù, di Padre Pio, perché Padre Pio pare che abbia scalzato un po' Gesù, no? Nell'immaginario collettivo. Padre Pio poi era un buffone, ma questo è un altro tema. Può darsi che sia stato lui, tutto, ma la logica ci deve sostenere più e meglio della fede, perché se io ho fede in tutto, divento un cretino, per cui ogni cosa mi pare relazionata a Dio o ai santi. E che ci vivo a fare da cretino? Voglio appartenere a un gregge? Benissimo, però non posso dire che la mia vita, la mia esistenza sia così dignitosa senza la conoscenza. E quindi io sono guarito, dicevo, perché mi sono preso la pillola, perché mi sono operato, perché il medico mi ha curato. Se non mi fossi operato, Padre Pio, Sant'Antonio, San Gennaro, Dio stesso, Gesù, cosa avrebbero fatto? Qual è la dimostrazione? Ma noi abbiamo bisogno di dimostrazione, direbbe un credente. Beh sì, certo, noi abbiamo necessità di una dimostrazione. Per tutte le cose noi abbiamo questa necessità. Sempre andiamo a caccia di una dimostrazione, qualche volta non scientifica, basta superficiale, ma comunque c'è questo bisogno. Perché poi di fronte a Dio ci fermiamo e improvvisamente questa necessità di dimostrazione scompare? Non è che si capisce molto. Per cui la risposta a queste cose è abbastanza articolata, non si può dare una risposta semplicistica. È stato Dio, è stato il Santo. È una presunzione, come dire. Non c'è una verifica effettiva di questa cosa. Non ci può essere, perché non c'è. Perché all'interno delle cose che succedono normalmente, affidare una causa anziché un'altra è arbitrario. Cioè dire che sono guarito perché è intervenuto Padre Pio e negare che sono guarito perché è normale che si guarisca nel 2011 con le risorse della scienza e della medicina, perché fare questo gioco a perdere per cui è stato Padre Pio e non è stata la chirurgia? Questa è una cosa che lascio ai fedeli, come dire.
Mi piacerebbe tanto che un malato di cancro si lasciasse andare, purtroppo succede anche questo, non è tanto una mia, come dire, metafora, e invece di curarsi si affida a Dio, a Gesù e alla presunta onnipotenza di questi personaggi. E allora anche il più fedele, anche il più credente, anche il più invasato dalla credenza, quando sta male, diciamocelo, va dal medico, deve andare dal medico, perché lui ha un dovere di stare bene per sé, ha un dovere di stare bene per i suoi cari, per i suoi amici, non può gettare la vita solo perché pensa che ha fede in. No, la fede è buona nei giorni di festa, la fede è buona in chiesa, quando non fa male a nessuno, quando si prega. Quando si cerca di risolvere i propri conflitti esistenziali, quando si cercano di riempire le proprie ignoranze, ci metti Dio e là stai bene. Ma di fronte a certe cose come la salute, come la sicurezza, un poliziotto non può pregare che il ladro si penta e venga da lui. Il poliziotto deve inseguire il ladro. Che se non lo insegui, la scappa. È più facile che Dio non esista. Ma non perché l'ho deciso io da ateo. Perché se si vanno a raccogliere tutti questi spezzoni di dati, se si vanno a organizzare tutte le logiche che, come dire, hanno un'appartenenza al problema di Dio, della non esistenza di Dio, si vedrà che le prove, se volete filosofiche, ma non solo filosofiche, a favore della non esistenza di Dio, sono spropositatamente di più che non quelle a favore dell'esistenza di Dio. Quindi l'ateismo, oltre che una condizione naturale, prima del battesimo eventuale, è anche una necessità esistenziale. Cioè bisogna essere atei, bisogna non avere un paletto, un ostacolo, una barriera, una dogana oltre cui non poter andare. Non bisogna avere questa cosa, bisogna percorrere tutto il tragitto dell'esistenza in piena libertà. Bisogna pensare con la propria testa, non con la testa dei preti, non con la testa delle scritture presunte sacre. Non con la testa di chi risponde ai problemi dell'umanità con un problema che non risolve, con un altro problema che è Dio. Innestare un problema come risposta ai problemi è da sciocchi. Bisogna studiare, bisogna approfondire, ma sicuramente bisogna essere inizialmente alla base, persone libere, persone non disponibili a limitarsi nel pensiero. Bisogna liberarsi dei propri cascami familiari, antropologici, psicologici, talvolta psichiatrici. Cercare di liberarsi di questi cascami con cui abbiamo convissuto per troppo tempo, liberarsi e finalmente ragionare nelle cose e delle cose, osservare i fenomeni senza confondere la causa con l'effetto.